Buonasera. In attesa di conoscere chi sarà il sindaco della città, i dati delle elezioni europee mettono in testa la Lega con il 38,90% dei voti. Seguono il Partito Democratico con il 26,89% dei consensi e il Movimento 5 Stelle con il 13,34%. Quarto e quinto posto per Forza Italia con il 7,96% dei voti e Fratelli d'Italia con il 5,21%. Nelle prossime ore realizzeremo un servizio speciale per commentare i risultati di questa tornata elettorale. Dedizione, passione, pazienza e sudore. Ecco alcune parole capaci di descrivere Francesco Messori, capitano della Nazionale Calcio Amputati, arrivato a Sassuolo in occasione del Friends Date. Sentiamo le sue parole nell'intervista. Francesco, tantissimi giovani che sono venuti questo pomeriggio ad ascoltarti, ad ascoltare la tua storia e quella della Nazionale Amputati. Raccontala anche a noi. Io mi chiamo Francesco Messori e sono nato senza una gamba e fin da piccolo ero appassionato di calcio e il mio sogno era confrontarmi insieme a persone come me. Insieme a persone con le stampelle sul campo da calcio per vedere anch'io cosa fossi veramente in grado di fare. E allora tramite Facebook sono riuscito a creare un gruppo dove ho raccolto pian piano tutti questi ragazzi che dopo un anno circa prima di andare via, ricordo però che hanno partecipato a questa realtà che è diventata appunto la Nazionale Italiana di Calcio Amputati. Quanto lo sport ed in particolare il calcio ha influito sulla tua vita in positivo, chiaramente? Sì, il calcio è stato il mezzo principale attraverso il quale sono riuscito a riscattarmi appunto nei confronti della vita e a riscattarmi anche agli occhi di tutte quelle persone che magari mi giudicavano o comunque non credevano in me. E il calcio mi ha dato la possibilità di far vedere agli altri che anch'io ce la posso fare. Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Allora, i miei obiettivi per il futuro, sinceramente, il primo è quello che il calcio per amputati in Italia possa diventare una realtà conosciuta da tutti, direi, e che possa crescere a livello tale da poter diventare professionistico, perché ancora non lo è, e spero anche di poter vincere molto con la nazionale. E personalmente parlando, in ambito lavorativo, spero di rimanere in ambito calcistico. Tu hai dimostrato come con tanta determinazione, con tanta passione e dedizione si possa arrivare ovunque, anche diciamo così, con una diversità, usiamo questo termine, che ti ha dato appunto la forza per distinguerti, per andare avanti. Sì, io ringrazio sempre per quello che mi è stato dato, piuttosto che arrabbiarmi per quello che mi è stato tolto, perché essere senza una gamba è quello che mi contraddistingue dagli altri e mi piace vivere così. Se mi chiedessero di rinascere con due gambe, di sicuro non lo accetterei, perché quello che ho vissuto con una gamba di sicuro non l'avrei vissuto con due. Si è tenuta questa mattina all'interno dell'Istituto San Giuseppe un'iniziativa che ha visto protagonista Francesco Magnanelli, storico giocatore del Sassuolo Calcio. Il Puma, come viene chiamato dai tifosi, si è intrattenuto con i bambini della scuola primaria parlando della sua professione e giocando con loro. E ora passiamo allo sport. Il Sassuolo viene sconfitto 3-1 al Mapei Stadium dall'Atalanta, nonostante un iniziale vantaggio grazie ad una rete di Berardi. I neroverdi finiscono la gara in 9 in seguito all'espulsione dello stesso Berardi al 46esimo e del capitano Magnanelli. Anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi e vi diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata!